Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi un nuovo video di pulizie motivazionali della cucina, la seconda parte. Iniziamo col mettere a posto lo scolapiatti, più che altro lo scolabicchieri, sopra il lavandino, perché quando magari esce la roba dalla lavastoviglie che ha ancora delle goccioline, per farlo asciugare lo metto lì sopra, metti, alla fine non ci sta più niente e ogni volta che si tocca qualcosa cade. Perciò iniziamo col mettere a posto questo. Adesso passiamo ad un altro giorno. Ero andata a fare la spesa e non sono riuscita a fare niente. Come vedete ci sono anche i piatti da lavare ancora, quindi ho detto adesso mi metto sotto e sistemo. Nel frattempo comunque ho preparato anche pranzo. Thank you.
naturalmente la settimana non poteva che iniziare con la cucina, così, perché ieri è stata la domenica del sushi e quindi la cucina oggi è così. Ieri sera ero stanchissima, i bambini poi stamattina dovevano andare a scuola, è andato anche Manu, quindi la sveglia suonava presto e ho mollato tutto qua. Però ovviamente non è che non mi piace e non sono contenta quando la cucina è così, anche perché appunto rivedendo anche altri giorni, vederla bella pulita in ordine è tutta un'altra cosa. Quindi adesso mi metto sotto e la riportiamo a lucido, perché così non può restare assolutamente. Quindi forza e coraggio. Come ho detto, la sera prima ero molto stanca e l'ho lasciata così com'era. Mi dispiace, non è che ne vado fiera, orgogliosa, ne sia felice, però ho imparato anche nel tempo che, cioè, per prima cosa vengo anche io la mia salute, perché se io non sto bene e tutto il resto non può andare bene. Di conseguenza io la sera prima ero molto stanca, al mattino mi dovevo poi alzare presto perché Manuel doveva andare a prendere il pullman per andare a scuola, per cui ho detto: senti, la lascio così e domani mattina poi ci penso. Thank you.
passiamo ad un altro giorno, diciamo che il grosso l'avevo levato, però comunque ogni giorno c'è bisogno mettere in ordine la cucina, quindi riniziamo di nuovo a levare la roba da lavare, a sistemare. Ed ecco un nuovo giorno, come avete visto Maurizio ha tagliato il piano della cucina, abbiamo provato a portare su i fornelli per vedere se la situazione fuochi, gas cambiava e invece non è cambiata. Però così con la scusa ha portato su la cucina, che tanto quel piano cottura era troppo piccolo. Facevo sempre un sacco di fatica e poi il mobile era rotto,
E quindi ci pensavamo già da tempo a portarlo su e abbiamo colto l'occasione, diciamo, per farlo, solo che come vedete c'è un sacco di casino, un sacco di sporco e quindi adesso mi devo mettere sotto a pulire tutto quanto perché devo anche preparare la cena. Quindi adesso andiamo a pulire il lavandino, ma come vedete là nel bordo dove c'era il bordino della cucina praticamente è rimasto sporco perché c'è il silicone e siccome io come vedete non sono proprio super super malata delle pulizie, però ci sono delle cose che se mi urtano non c'è scampo e quel silicone mi urtava, è così sporco, così nero, quindi sono andata a levarlo. Adesso devo comprare il raschietto per levare anche quello che è attaccato alle piastrelle, però almeno quello lì guardate com'è venuto bello pulito senza, cioè com'è bello senza quel silicone, era veramente inguardabile, quindi sono felice di averlo tolto, anche se purtroppo senza non va bene e troverò poi qualche cosa da metterci. Allora, adesso dopo cena, dopo che ho sistemato e pulito tutto, sono andata a pulire il cassettone della cucina e sono andata a metterci dentro le pentole. Sono andata a pulire il cassetto che sta sopra al cassettone. Sono andata a levare tutto quello che c'era dentro. Ho fatto due borse, ho preso due borse della spesa. In una ho messo tutti i fili, caricabatterie, tutti questi cavi qui che bisognerà poi controllare, ma lo faremo in un secondo momento. E nell'altro invece tutte quelle cose tipo le gomme, i fazzoletti, tutte quelle cose che vanno in quel cassetto
e a cui bisogna trovare un posto se ce l'hanno, altrimenti vanno dentro la spazzatura. Come vedete, non sono mai da sola a fare queste cose, ma c'è sempre Pia che apre e chiude i cassetti. In questo cassetto sono andata a mettere i coperchi e alcuni utensili da cucina tipo mattarelli, eccetera, eccetera.유난히도 캄캄한 밤에 나 홀로 너를 생각하네. 이런 기분 설명할 수 없어. 원래 이맘쯤 너와의 여행을 생각했었는데. Yeah, yeah, giorno dopo ancora sono andata a pulire il forno e per fortuna questo qui ha anche un pratico smontaggio dei vetri per riuscire a pulirli, perché addirittura ne ha tre e quindi sarebbe assurdo se uno non potesse smontarlo, perché in mezzo magari ci può cadere qualcosa e poi rimane sporco. Invece per fortuna sono riuscita. E quindi ho dato una bella pulita dentro, anche se in realtà era pulito, però visto che è stata di sotto alla polvere tanto tempo, prima magari di cucinarci dentro è meglio pulire. E poi ho pulito bene il vetro. Un po' di aceto con l'acqua e ho usato quella spazzola con la testa bambolina col manico lungo, che è comodissima per pulire dentro il forno, ma anche per pulire il vetro. Mi sono trovata molto bene.
aspettato un altro giorno ancora e finalmente vado a mettere a posto in questo mobile dove veramente c'è un sacco di casino. Già molte volte la roba la metto così e poi ci sono quei due tostapane che sono anni che sono lì e non li abbiamo mai usati, quindi penso sia arrivato il momento di tirarli fuori. Sono andata, oltre che a pulire, anche a riorganizzare un attimino gli spazi e ho comprato dai cinesi queste scatoline rosse e blu dove dentro sono andata a mettere in uno tutti gli utensili da pasticceria e nell'altro invece tutte le forme per fare i muffin oppure la teglia in silicone per fare i waffle, mentre invece nei contenitori di sotto in uno c'è come vedete le cose tipo da pasticceria, fecola di patate, lieviti e via dicendo, e nell'altra invece altri utensili da cucina anche per fare i ravioli, cose così. Mettilo lì davanti alle scatole. Giralo però, amore, se no non ci sta. Brava, adesso puoi chiudere. Adesso andiamo a pulire le porte di fuori. Una l'ho pulita io e l'altra, come potete ben vedere, no, in bocca, pulisci, dai. Pulisci i disegni a matita che hai fatto tu. Brava, guarda, devi fare così, prendi e poi fai così, dai, fallo, dai. Che brava. Adesso invece andiamo a sistemare sopra la cassettiera e poi sul mobile, quello là che abbiamo appena pulito dentro, perché ho pensato di fare degli spostamenti. Sono anche andata a candeggiare il muro e a pulirlo con la pezzetta, che è una pezzetta che stiamo usando solo per quello, perché a vedere quella muffa mi dà proprio sui nervi, quindi almeno la levo dalla vista degli occhi. Sono andata anche a pulire lo scaffale dove ci sono i barattoli del caffè, dello zucchero, e poi sono andata a levare ragnatele, polvere anche da sopra i libri.
Ho passato anche sopra dove era sporco, perché c'è della roba lì che sta lì da tempo, che devo far vedere poi a Maurizio, infatti finita dentro quelle borse che vi dicevo prima. E ho cercato anche di far capire a Pia se mi passava la pezzetta, ma alla fine me la sono dovuta andare a prendere da sola, perché comunque ha 1 anno e mezzo. Serie semifisso siamo rovinati. Sono andata a pulire bene anche fuori ovviamente il microonde, ma quando ho visto le prese d'aria sporche, prima ho provato con lo spazzolino ma non riuscivo, alla fine ho continuato con la pezzetta e fino a che non sono diventate bianche pulite come le volevo io, sono andata avanti, non mi davo pace per queste prese d'aria sporche. Di apertura della porta, come vedete qui è ancora sporco, ma poi sono andata a pulirlo. Thank you.
vari artigiani ha ripreso questa cucina delle sembianze decenti. Mi piace un sacco riavere la mia cucina, è più spaziosa come fornelli e anche il forno. Io spero che questo video vi sia piaciuto, vi abbia motivato. Se è così, iscrivetevi al canale, lasciate un like e noi ci vediamo domani alle 21 in live. Ciao! 1, 2, 3, come on!